Ciao a tutti, sono la madre dei draghi e benvenuti a questo mio nuovo video. Non mi sono dimenticata di voi, popolo di YouTube. E per questo oggi sono qui, ancora una volta, a parlarvi delle cronache del Ghiaccio del Fuoco. E con una nuova teoria. Vi ricordo comunque che se volete chiacchierare in merito alle cronache del Ghiaccio del Fuoco, lo faccio tutte le settimane sul mio canale, sulla piattaforma Viola, di cui vi metterò il link qui in descrizione. Comunque il nome del canale è La Madre dei Draghi. Il video di oggi, come potrete notare dal titolo, mette insieme alcuni temi molto particolari, di cui purtroppo ancora oggi, 10 anni dopo l'uscita dell'ultimo libro, beh, non abbiamo una risoluzione. Quindi, cosa possiamo fare se non continuare a teorizzare? Siete pronti? Cominciamo! Il discorso sarà un po' contorto, come le candele di ossidiana di cui vi parlerò a breve, ma cercherò di aiutarvi a capire la mia teoria passo dopo passo. Iniziamo subito parlando di Samuel Tarly. Nel quarto volume delle cronache, Banchetto per i Corvi, Sam viene incaricato dal Lord Comandante Jon Snow di andare a studiare alla cittadella per diventare maestro e prendere così il posto di maestro Aemon, che di lì a poco sarebbe morto durante il viaggio dalla barriera a Vecchia Città. Ma come mai maestro Aemon è stato allontanato dalla barriera? Se vi ricordate, è stato mandato via dallo stesso Jon per proteggere sia lui sia il bambino di Mance Rayder da Melisandre, che si trova proprio a nord, al Castello Nero. Jon infatti teme che Melisandre possa voler bruciare persone di sangue reale e preferisce allontanare sia Maestro Aemon che il figlio di Mance Rayder dalle grinfie della Donna Rossa. Quindi Sam, Aemon, Gilly e il figlio di Mance partono e vanno a sud, diretti verso Vecchia Città. Vecchia Città è una delle città più grandi e più antiche di Westeros, costruita dai primi uomini prima dell'invasione Andala. È sede della casata Hightower, il cui seggio è la alta torre nel centro della città. La città è anche nota per avere al proprio interno una zona chiamata La Cittadella, luogo destinato a formare l'Ordine dei Maestri, dove si comprano e vendono libri e dove si trovano centinaia di migliaia di tomi di tutti i generi. Tra l'altro, alla cittadella sono anche presenti 4 candele di ossidiana, una verde e 3 nere, portate in città dalla lontana Valyria migliaia di anni prima del disastro. Queste candele sono molto particolari, alte e ritorte con bordi affilati. Sono note per avere una strana caratteristica, quella di bruciare senza consumarsi e senza che la loro fiamma venga mossa dal vento. Si dice che gli antichi stregoni, grazie a queste candele, potessero vedere attraverso le montagne e a chilometri di distanza, persino arrivando a comunicare con altre persone, nonostante fossero al di là del mare stretto. Sfortunatamente, le candele di ossidiana ormai non bruciano da centinaia di anni, ma c'è un ma: queste candele hanno recentemente ricominciato a bruciare. Xarox Oan Daxos, dopo l'episodio di Daenerys che brucia gli stregoni alla Casa degli Eterni, le dice che le candele di vetro bruciano nella casa di Urraton, il vagabondo della notte, evento che non accadeva da un centinaio di anni, e insieme ad altri eventi altrettanto strani e misteriosi. Tenete presente che le candele di ossidiana sono rarissime, ne esistono solo pochi esemplari al mondo, e nei libri vengono anche chiamate candele di vetro. E anche la stessa Quaithe, ve la ricordate? Quando compare a Daenerys più volte, lo fa in una forma particolare, quasi evanescente. Riesce a superare tranquillamente le guardie della regina e le dice che le candele di vetro continuano a bruciare. Ora, prima di proseguire oltre, io mi chiedo: chi caspita è Urraton il vagabondo della notte? Ma chi l'ha mai sentito? Ma chi lo conosce, scusate? Scherzi a parte, se volessimo proprio azzardare un'ipotesi su chi sia questo Urraton il vagabondo della notte, potremmo procedere per assonanza. Il nome Urraton ci ricorda il nome Urrigon, fratello minore di Balon Greyjoy, Victarion ed Euron. E per di più, un Urraton è davvero esistito. Si tratta di Urraton IV Buonfratello, conosciuto poi come Malfratello, re delle Isole di Ferro durante l'Età degli Eroi. Il motivo per cui da Buon Fratello è stato poi conosciuto successivamente come Malfratello è presto detto. Dopo la morte del re precedente, Urragon III Greyiron, l'acclamazione di re, scelse Urraton Buon Fratello come nuovo re delle Isole di Ferro. E il suo primo atto fu quello di mettere a morte tutti i figli del vecchio re, per evitare qualunque tipo di pretesa al trono. Furbo lui, non c'è che dire. Ha eliminato il problema di possibili ritorsioni e di pretendenti al trono del mare alla radice. Che dietro questo nome si celi un altro personaggio che già conosciamo? Un certo Euron Greyjoy?
Avrebbe senso per ben due motivi. Uno, per il parallelismo tra i fratelli che si fanno fuori gli uni con gli altri. Sappiamo infatti che è stato Euron a ordinare l'uccisione del fratello Balon, grazie anche ad una visione della vecchietta di cuore alto in Tempesta di Spade. Qui, tra l'altro, si parla di un uomo privo di volto su un ponte che ondeggia e sussulta nel vento, con un corvo sulla spalla. Chi penso che siano? Un uomo senza volto, pagato da Euron, il corvo annegato sulla spalla, sul ponte della Silenzio, poco prima di tornare ufficialmente alle Isole di Ferro, in pompa magna. E due, perché sappiamo che Euron ha viaggiato tantissimo, soprattutto ad est, negli ultimi anni, grazie alle parole degli stessi Uomini di Ferro, che dicono sia stato fino ad Ashai delle Ombre e ritorno. Ma non solo, sulla piattaforma viola abbiamo anche letto insieme alcuni capitoli rilasciati nel corso degli anni a fiere convention di The Winds of Winter. E ce n'è uno dedicato al Forsaken, ad Euron capelli bagnati, in cui si parla di Euron. Vi ricordate cosa viene detto in quel capitolo? Euron ha imprigionato suo fratello Euron capelli bagnati, insieme a delle figure inquietanti e mutilate, che altri non sono che alcuni stregoni di Qart, tra cui lo stesso Pyat Pri, visto che viene descritto con le labbra blu e urlante la parola, per Euron senza senso, Pri. Tra l'altro, posso dire una cosa? Curiosa la scelta delle parole di Martin qui. Sono andata a controllare la versione originale, come faccio sempre. E qui Martin, gli stregoni, così come vengono tradotti in italiano, in realtà li chiama Warlock. Ora, sappiamo che per anni Martin è stato un Dungeon Master, un grandissimo fan e giocatore di Dungeons & Dragons, e quindi conosce di sicuro la differenza tra Sorcerer, Wizard e Warlock. Tre classi che hanno a che fare con la magia, ma che la gestiscono in modo diverso. In D&D, il classico Wizard, il mago, è una figura che per imparare a gestire la magia deve studiare. Esempio, Hermione Granger o Doctor Strange. Il Sorcerer, lo stregone, è colui che ha la magia innata e che non ha bisogno di studiare. Ad esempio Gandalf, data la sua natura di Maiar. E il Warlock, difficilmente traducibile in italiano, è qualcuno che fa un patto con un'entità superiore, come ad esempio il dottor Facilier di La Principessa e il Ranocchio. Ho sempre avuto fiducia nei confronti della scelta delle parole di Martin per i suoi libri. Cosa dire, cosa non dire e quali termini usare. È per questo, infatti, che quel termine in particolare, Warlock, mi ha fatto scattare qualcosa nella mente. Ma magari sbaglio, ed è solo un'impressione. Che ci sia qualcuno di più potente alle spalle di questi stregoni di Qart e dello stesso Euron? Qualcuno da cui attingere i propri poteri? Quindi, noi sappiamo che Euron è stato ad Oriente. È tornato con vaste ricchezze, probabilmente si è appropriato di alcune candele di ossidiana e ha iniziato a giochicchiare un po' con la magia nera. Possiamo anche ipotizzare che si sia potuto permettere a un certo punto di noleggiare un uomo senza volto per uccidere Balon. Quindi perché farlo una volta sola? Certo! Peter Baelish nel primo libro dice che gli uomini senza volto sono veramente molto cari. Ma sappiamo che Euron probabilmente in The Winds of Winter avrà un'intera armatura di acciaio di Valiria, quindi non credo che i soldi siano un problema. E probabilmente per lui non deve essere stato neanche un gran problema mettere le mani su queste candele di ossidiana, rarissime e costose. Tra l'altro, come avrà fatto a procurarsele? Ad ogni modo, tenete a mente questa cosa. Euron che assolda un uomo senza volto per far fuori suo fratello. Ma adesso torniamo alla cittadella. Stavamo parlando del povero Sam che si ritrova ad aspettare il suo turno alla corte del Siniscalco, dove viene intercettato da un giovane ragazzo, Alleras la Sfinge, che viene descritto con lo stesso picco di vedova di Oberyn Martell nel terzo volume. Se leggete il nome Alleras al contrario, otterrete Sarella, una delle figlie di Oberyn, una delle otto serpi delle sabbie. Per coloro che non lo sapessero, il picco di vedova è semplicemente l'attaccatura dei capelli a punta. Lo stesso Doran Martell, tra l'altro, ci dice che Sarella è altrove, in missione. E per questo Areo Hota non la può arrestare, così come è stato per le altre. Cosa sta facendo Sarella alla cittadella? Che stia cercando di ottenere informazioni da maestro Marwyn per conto di Doran? Che siano in combutta Marwyn e lo stesso Doran Martell? In fondo, anche lo stesso Oberyn da giovane aveva studiato la cittadella, arrivando a forgiare persino sei anelli da maestro, prima di arrivare ad annoiarsi. Sappiamo che Alleras viene chiamato la Sfinge, e Sam, quando sente il suo soprannome, gli chiede conto
una frase pronunciata da Maestro Eamon poco prima di morire. La Sfinge è l'enigma, non l'enigmista. Il suo significato? Per noi al momento è ancora ignoto, ma probabilmente Martin voleva farci dubitare di Alleras, dato il suo soprannome, la Sfinge, appunto. E ad un primo livello, forse, Martin voleva che noi arrivassimo a dubitare di quel personaggio e riuscissimo a capire che avremmo dovuto semplicemente leggere il suo nome al contrario e quindi da lì capire appunto che Alleras in realtà è Sarella. Ma detto questo, che altro? Credo ci sia di più. Credo che la Sfinge, in questo caso, sia una metafora per la cittadella vera e propria, in quanto le sue porte vengono fiancheggiate da due enormi sfingi verdi. Quindi, l'idea che mi sono fatta è che il vero mistero da risolvere sia capire cosa ci sia nascosto alla cittadella stessa o cosa stiano tramando i maestri. E anche Maestro Eamon dice a Sam che vuole cercare le informazioni di cui ha bisogno sui draghi proprio lì. Vecchia città è già un posto misterioso per conto suo. Non si sa quanti anni abbia e le sue origini sono perse nel mito e nella leggenda. L'isola su cui si trova l'alta torre, la High Tower, si chiama Isola della Battaglia, ma nessuno ne conosce il motivo. Quale battaglia è stata combattuta? Quando? Da chi? Per quale motivo? Cosa ancora più enigmatica, però, è la base dell'alta torre. Una grande fortezza squadrata in pietra nera, costruita migliaia di anni prima della parte superiore della torre, chiamata Prima Fortezza. Da chi? A primo impatto sembrerebbe essere un'opera valeriana, in quanto somigliante ad altre strutture che si trovano altrove, come ad esempio la muraglia nera che protegge Vecchia Volantis a Essos. Lo stile architettonico, però, non sembra quello valeriano. I signori dei draghi erano, come dire, un po' più tamarri, confermo. E amavano plasmare la pietra in modi fantasiosi e con forme strane decorative. I locali della prima fortezza, però, sembrano più tunnel che stanze e ricordano un altro tipo di struttura presente a Essos. E per la precisione, nella città libera di Lorath, nella quale pare vivessero i costruttori di labirinti, ad un certo punto della loro storia, scomparsi nel nulla. Ipotesi forse meno fantasiosa, ma più particolare, la roccia nera dell'antica fortezza alla base dell'alta torre ricorda quella del trono del mare a Pyke, le cui origini sono altrettanto misteriose e perse nell'alba dei tempi. La leggenda dice che questo blocco di pietra nera, modellato a forma di kraken, venne trovato sulle rive di Vecchia Wick dai primi uomini, quando arrivarono alle Isole di Ferro. L'arcimaestro Haereg, invece, crede che il trono sia stato creato da chi ha abitato le Isole di Ferro prima dei primi uomini. Maestro Theron, invece, suggerisce persino che la fortezza alla base dell'alta torre e il trono del mare siano il risultato dei cosiddetti abitatori del profondo. Quindi è chiaro qua come qualcuno si sia giocato un warlock con patrono grande antico. Molto bene. Ma rimaniamo alla cittadella. Prologo di Banchetto per i Corvi, A Feast for Crows, volume 4. Abbiamo Pate, un giovane accolito della cittadella, che ha sempre sognato di servire come maestro in un castello, dove essere rispettato e ammirato da tutti. Alla cittadella però si deve prendere cura di maestro Walgrave, anziano e un po' smemorato, oltre che anche dei corvi, e diciamo che questo compito non lo soddisfa particolarmente. Soprattutto non lo soddisfa il fatto di dover pulire la padella di maestro Walgrave e come biasimarlo. Il suo maggiore interesse però è nei confronti di Rosey, la cameriera della locanda piumino e boccale. Cercando di arrivare a comprare la sua virtù, Pate si mette nei guai ed entra in contatto con una persona con un losco figuro che si fa chiamare Alchimista, il quale gli ha promesso una moneta d'oro in cambio della chiave personale di maestro Walgrave. Sappiate che la chiave personale di un arcimaestro può aprire qualunque serratura della cittadella. Qualunque. Alla fine del prologo, poi, Pate incontra effettivamente questo alchimista, il quale gli dà la moneta d'oro promessa. Pate la morde per assaggiarne la consistenza, ma poco dopo avergli dato la chiave di maestro Walgrave, cade a terra, morto. Prima di cadere a terra stecchito, però, Pate riesce a vedere il volto dell'uomo e non lo riconosce. Ma noi sì. E per noi che siamo furbi e facciamo ricerche approfondite, è un volto familiare. È proprio il volto di Jacques Nagar, che nel secondo volume, Scontro fra re, si era trasformato davanti a un'aria stupefatta.
La descrizione estetica coincide perfettamente. Cicatrice sulla guancia destra e riccioli neri. Ci siamo? È proprio lui. Ma cosa ci fa Jacques nella cittadella? A parer mio, sta lavorando per Euron. Un uomo senza volto ha già lavorato per lui, come abbiamo visto in precedenza. E chi ci dice che non sia lo stesso? Euron, d'altronde, ha le risorse economiche per poterselo permettere. Volete sapere cosa penso che sia successo? Euron se ne stava a Essos, tranquillo, a razziare, depredare, mettere le sue manacce su qualunque oggetto o persona desiderasse avere. Ha viaggiato molto, fino ai confini del mondo, Ashai compresa, e ha imparato anche qualche trucchetto di magia. Ha iniziato a bere ombra della sera per farsi venire le labbra blu e si è nascosto sotto falso nome per un po', magari per stare tranquillo o per non dare troppo nell'occhio. Euron che non dà nell'occhio. Ok, questa era brutta. Dopo aver visto che le candele di ossidiana avevano ricominciato a bruciare, sintomo che i draghi fossero tornati in vita, si è deciso forse quindi a tornare a casa, carico di tesori, ma non solo. Si è portato via anche alcuni stregoni da Qart, tra cui lo stesso Pyat Pree, che troviamo quindi prigioniero all'interno della Silenzio, mutilato e traumatizzato. Che Pyat sia stato punito da Euron per non aver fermato Daenerys o per non averlo avvisato in tempo dell'esistenza di quei tre draghi. Magari a così breve distanza noi non sappiamo esattamente Euron dove si trovasse nel momento in cui Daenerys fosse a Qart. Quindi possiamo ipotizzare che magari Euron non abbia proprio gradito il fatto di non essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di questi tre draghi. Ovviamente ancora non ci è dato saperlo, quindi queste sono solo teorie speculative. Immagino poi che Euron sia tornato a casa, a Pyke, dove si è preso la corona delle Isole di Ferro. Abbia poi deciso di spedire suo fratello Victarion a prendergli Daenerys e abbia incaricato quindi Jaqen di andare a Vecchia Città per procurargli qualcosa che gli serve. Che cosa? Credo qualcosa nascosto nei più profondi cunicoli della cittadella. La chiave di Maestro Walgreave, del resto, apre qualunque porta. E sapendo che Euron vuole dominare sul mondo intero con i draghi di Daenerys, immagino voglia procurarsi dei libri contenenti informazioni relative ai draghi e magari anche ad antiche profezie, nascosti in zone proibite dell'enorme biblioteca, su come gestirli e come dominarli. Forse nel caso in cui il corno infernale portato via da Valyria non dovesse effettivamente funzionare. Nella serie TV è Samuel a rubare la chiave per entrare nel reparto dei libri proibiti, dopo aver ricevuto un secco no da Maestro Ebrose, a.k.a. Horace Lumacorno, che a quanto pare non crede né agli Horcrux né alla lunga notte. Ebbene, Sam nella serie TV riesce ad entrare nel reparto proibito e a portarsi via dei libri, e grazie a quelle letture, Sam e Gilly scopriranno due cose importanti. Uno, che sotto Roccia del Drago c'è una marea di ossidiana da poter estrarre per far fuori gli estranei, il cosiddetto vetro di drago. E due, che grazie ai noiosissimi resoconti di Septon Maynard, non solo sappiamo quante finestre avesse il Tempio di Baelor prima che esplodesse, grazie a Cersei, ma scopriamo anche che Rhaegar si era sposato con una donna a Dorne. Non di Dorne, a Dorne. Perché nella serie TV è stato tradotto male, quindi Gilly dice che si è sposato con una donna di Dorne. No, era una donna a Dorne. In inglese lo dicono giusto, non si sa per quale motivo, è stato tradotto male. Grazie. Mi sono quindi fatta l'idea che Jaqen debba cercare dei tomi particolari nelle cripte della cittadella e riuscirà probabilmente a portare a termine il suo compito, visto che nell'epilogo prende le sembianze di Pate, presentandosi a colloquio con Sam, Alras la Sfinge e Maestro Marwyn, senza quasi destare alcun sospetto. Cosa sarà contenuto nelle cripte sotto la cittadella? Me lo sono chiesto più e più volte, lo ammetto. Abbiamo qualche indizio, forse grazie anche a Tyrion, che ama così tanto i libri e desidererebbe espandere la sua conoscenza in materia di draghi, potendo effettivamente esplorare le cripte della cittadella e potendo mettere le sue mani su quei tomi tanto misteriosi. Nel quinto volume, Una danza con i draghi, A Dance with Dragons, Tyrion ci dice che esiste una cripta sigillata sotto la cittadella e voci riferiscono di alcuni tomi riguardanti i draghi e i Targaryen che sembra esistano e siano ben nascosti. Se a Tyrion è arrivata questa voce, possiamo presupporre che questa cripta sigillata esista, o perlomeno esistano dei luoghi in cui antichi tomi vengono conservati, probabilmente a causa del loro contenuto, da considerarsi quasi eretico. E di fatto Pate ce lo conferma proprio nel prologo
di Banchetto per i Corvi, A Feast for Crows, volume 4. Cripte piene di libri proibiti, in cui confinare tutti quei tomi riguardanti temi magari scomodi alla cittadella. Grazie a Maestro Marwen, noi sappiamo che in effetti non corre buon sangue fra i maestri della cittadella e i Targaryen. O almeno non correva buon sangue all'epoca. E ce lo dice chiaramente nei capitoli finali del quarto volume. Ci dice infatti chiaro e tondo che se Maestro Aemon fosse arrivato vivo a Vecchia Città, probabilmente i maestri avrebbero trovato il modo per farlo fuori. La cittadella non vuole avere niente a che fare con la stregoneria, né coi Targaryen. E sappiamo quanto i Targaryen abbiano dato filo da torcere ai maestri durante i 300 anni di regno. Vi ricordate quando nel video su Rhaegar ed Elia vi ho raccontato della sua storia? Ho cercato di andare a riprendere tutti i passi in cui si parla del principe di Roccia del Drago, e vi dico la verità, non sono moltissimi, per cercare di capirne meglio la psicologia, ma soprattutto le ragioni dietro alcune sue scelte di vita, per quanto possibile. Cosa sappiamo di lui? Amava la musica, amava leggere, comporre canzoni tristi sotto la volta distrutta di Sala dell'Estate. Era un bardo romantico, cantava di amore, morte e dolore. Sembra che non fosse un ragazzo molto allegro e pieno di gioia di vivere, quanto piuttosto sentisse su di sé il peso di qualcosa, fosse anche solamente il senso di colpa per essere nato durante il disastro di Sala dell'Estate, quindi nato dalla tragedia. In quell'occasione, tra l'altro, muoiono moltissime persone, tra cui Re Aegon V, il nostro Aeg, e anche il nostro caro Ser Duncan l'Alto, capo della Guardia Reale. E lo stesso Barristan Selmy, nel quinto volume, A Dance with Dragons, ci dice che Rhaegar, da giovane, era proprio un topo di biblioteca. Rhaegar era quindi un topo di biblioteca. Non aveva interesse a giocare con gli altri bambini, e i maestri della cittadella erano stupefatti della sua intelligenza. Ma attenzione! Leggete bene il brano che vi propongo a schermo. Un giorno, il principe Rhaegar trovò in una pergamena qualcosa che cambiò la sua vita. Nessuno sa cosa con esattezza, ma si presentò da William Derry, maestro d'armi della Fortezza Rossa, dicendogli che sarebbe dovuto diventare un guerriero. E qui torniamo alla mia teoria secondo la quale Rhaegar pare avesse deciso di diventare un guerriero dopo aver presumibilmente trovato e letto una o più pergamene recanti una profezia che proprio lui avrebbe dovuto portare a compimento. Non è mai stato di suo interesse combattere, giostrare, diventare un guerriero. Era molto bravo, certo, ma tutto frutto della pratica. Non era di sicuro il guerriero migliore dei Sette Regni. E questo Barristan lo ricorda a Daenerys, che all'inizio sembra essere convinta di questa cosa. Anche perché Daenerys si ricorda della vittoria di suo fratello Rhaegar al torneo di Arrenal e per questo si convince che suo fratello fosse il miglior cavaliere di tutti i Sette Regni. Sono anche convinta che Rhaegar sapesse che contro Robert, sul tridente, sarebbe morto. Sempre per un'altra profezia, che viene citata in Fire and Blood, Fuoco e Sangue, quella di Hugh Martello, in cui si dice che quando il martello si fosse abbattuto sul drago, un nuovo re sarebbe sorto e nessuno gli si sarebbe potuto opporre. Facile quindi supporre che Rhaegar in effetti fosse rimasto affascinato da queste pergamene ritrovate chissà dove. Nel quinto volume infatti viene detto che i maestri della cittadella erano stupefatti della sua intelligenza. E questo mi fa pensare che Rhaegar, da giovane, magari da adolescente, sia stato alla cittadella, abbia potuto studiare lì e avesse anche una sorta di lasciapassare per poter mettere le mani su tutti i libri che desiderava, dato il proprio rango sociale elevato e il proprio status. Onestamente non ce li vedo i maestri della cittadella che rifiutano al figlio di Aerys II di poter mettere le mani su determinati tomi, qualora fossero stati anche magari libri proibiti. È altresì possibile che, ok, questa è una teoria folle, gli stessi maestri presenti in quel momento alla cittadella fossero perfettamente consci delle profezie contenute in quei volumi e abbiano quindi lasciato volutamente a Rhaegar la possibilità di consultarli liberamente, forse proprio nella speranza che Rhaegar trovasse qualche profezia particolare e cercando di portarla a compimento ci lasciasse le penne? Forse speravano che la dinastia Targaryen arrivasse anche a estinguersi, visto che appunto tra i Targaryen e i maestri della cittadella non è mai corso buon sangue. Ecco, che dite, può essere possibile? Ad ogni modo, questo ci insegna che Rhaegar sarebbe dovuto rimanere bardo senza per forza multiclassare guerriero. Certe volte multiclassare fa male. Proprio male.
E arriviamo quindi alle conclusioni. Spero di essere stata chiara nell'esposizione. A volte mi vengono idee contorte e spero di essere riuscita a farvi capire dove volevo andare a parare. Per riassumere, credo che alla cittadella si nasconda molto di più di quanto pensiamo. Che siano stati in qualche modo favorevoli all'estinzione di casa Targaryen e dei draghi. E abbiano forse anche cercato di spingere perché ciò accadesse. Sotto le cripte della grande biblioteca ci sono sicuramente tomi, volumi antichi e libri contenenti vecchie e misteriose profezie. E magari, perché no, anche qualche istruzione per l'uso per dominare e controllare i draghi. Draghi a cui è interessato quindi Euron, particolarmente orientato verso quelli di Daenerys, visto che al momento sono anche gli unici tre esistenti al mondo, e deciso a dominarli, dopo essersi reso conto che le candele di ossidiana hanno ricominciato a bruciare dopo centinaia di anni. Quando una candela di vetro brucia, significa che la magia sta tornando nel mondo, così come ci dicono sia Quaid che Xarok Xoandaxos. Lo stesso Egg, Aegon V, era ossessionato dai draghi e dal loro ritorno, e questa ossessione l'ha portato alla fine peggiore. I piromanti hanno fatto esperimenti con uova di pietra e alto fuoco, e il risultato è stato l'incendio a Sala dell'Estate, che ha causato la morte di parecchie persone, oltre ad Egg e a Ser Duncan l'Alto. Sono sempre più sicura che Rhaegar poi abbia trovato qualcosa alla cittadella, una profezia, una pergamena misteriosa, che gli abbia fatto scattare il desiderio di diventare un guerriero e poter così adempiere alla profezia trovata, anche se questa in cambio avrebbe poi richiesto un sacrificio, ovvero la sua stessa vita. Sono anche convinta che Rhaegar, su quella pergamena, su quel tomo, su quel libro antico, abbia trovato questa profezia e in quella profezia ci fosse scritto anche qualcosa relativo alla Song of Ice and Fire, alla canzone del ghiaccio e del fuoco, e sapete cosa ne penso in merito. Per me non è Song of Ice and Fire, ma Son of Ice and Fire, quindi non una canzone da comporre, come Rhaegar pensava anche in una visione di Daenerys nella Casa degli Eterni, ma un figlio del Ghiaccio del Fuoco. E per questo poi abbia scelto proprio Lyanna Stark, perché se voi andate a cercare all'interno del mondo del Ghiaccio del Fuoco, troverete che anni e anni prima della nascita di Rhaegar si era effettivamente parlato di un patto del Ghiaccio del Fuoco fra Stark e Targaryen, che poi non si è mai concretizzato. Credo che all'inizio Rhaegar avesse pensato a una possibile canzone del Ghiaccio del Fuoco, ma che successivamente si fosse reso conto che non si trattava di una canzone, ma di un figlio, quindi da Song a Son. Ma questa mia teoria ve l'ho già spiegata nel video proprio su Rhaegar ed Elia Martell. E infine torniamo ad Euron, che incarica un uomo senza volto, che sembra proprio essere Jaqen, di entrare alla cittadella, essendo in possesso di una chiave passepartout e di poter agire indisturbato, prendendo tutto ciò che gli serve, che siano libri o anche solo informazioni. In sostanza, questo è tutto il riassunto del video, detto in poche parole. Come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Informazione di servizio. Vi ricordo che ultimamente sono molto attiva sia su Instagram che sulla piattaforma Viola. Quindi se vi va, fate un salto e venite a trovarmi anche lì. Se non riuscite comunque a seguire le live sulla piattaforma Viola, non c'è problema. Vengono comunque tutte ricaricate sul secondo canale, La Madre delle Live. E le musiche, anche durante le live, sono sempre curate dalla bravissima Milla Music. Tra l'altro troverete le tracce che ha composto per me su Spotify. Qui sotto vi metto il link in descrizione. Ultima cosa, ma non ultima per importanza. Se vi siete chiesti che fine avessi fatto in questi mesi perché non ho pubblicato altri video, è stato a causa dell'editing che mi ha portato via parecchio tempo riguardante una campagna di gioco di ruolo di D&D quinta edizione. Il progetto si chiama Teatri della Mente e ne faccio parte insieme a Giada di Ruolo, Steph Kirian e Ventifacce. Di cosa si tratta? Giochiamo diverse campagne offline che vengono poi editate dalla sottoscritta e successivamente caricate su YouTube. Mi sono offerta di fare la parte tecnica dell'editing e per questo ho editato circa una decina di puntate nel giro di poco tempo, scomparendo un po' da YouTube. Ma non temete, tornerò presto, anche con altri video. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata comunque al canale YouTube Teatri della Mente, perché non si tratta del classico D&D con griglie e miniature da muovere. È piuttosto un esperimento di immaginazione collettiva, misto a improvvisazione teatrale, dove la narrazione del master e dei giocatori vuole portare gli spettatori a lavorare di fantasia e a immaginare personaggi, ambientazioni e combattimenti senza l'aiuto di troppe immagini. La thumbnail è della bravissima Ivana Abbate e le musiche sono state composte da Enomana in collaborazione con Daniele Coppola, che sta attualmente lavorando al progetto Nightfall, da cui è stata tratta l'ambientazione della campagna stessa.
In ogni caso, come sempre in descrizione, troverete tutti i link di qualunque artista o progetto di cui vi ho parlato. Ci vediamo presto, fatemi sapere che ne pensate, sia di Teatri della Mente che del video in questione. Ciao a tutti e, come sempre, Dracarys!